Benvenuti a Home. Oggi siamo ospiti di Omega con Fabrizio Gioia Cope e Mimmo Paladino. Come nasce Omega Onlus? Allora, la nostra associazione nasce nel 2014 grazie all'impegno e alla volontà fortissima di creare questa associazione di volontariato di Mario D'Agata. Ahimè, purtroppo prematuramente scomparso, è stato lui, diciamo, il motore iniziale con cui siamo riusciti a crearla dopo varie riunioni. Io e Mimmo ne abbiamo fatto parte fin dall'inizio. Ci sono stati altri nostri amici che ne hanno fatto parte, poi purtroppo anche per esigenze lavorative si sono un po' allontanati, però devo dire che queste persone che ci sono state vicine e continuano ad aiutarci sono sempre molto attive. Voglio citare Ilario Rodi, Franco Usseglio Prinsi e Mariella, la moglie di Mimmo, che è sempre presente quando c'è la distribuzione. Siamo partiti con 20 famiglie circa, forse qualcuno in più, adesso non mi ricordo esattamente il numero. Ora assistiamo all'incirca una quarantina di nuclei familiari. In questo periodo poi, purtroppo, vista la situazione del Covid-19, le famiglie hanno sempre più bisogno di un aiuto concreto. E noi, devo dire, grazie anche all'appoggio di alcuni ristoranti, come ad esempio i Dogali, che ci ha omaggiato di una fornitura alimentare importante, e con il discorso della spesa sospesa, siamo riusciti a far fronte alle necessità impellenti dovute a questa crisi. Di che cosa si occupa nel dettaglio Omega? Omega si occupa nel dettaglio della distribuzione di pacchi alimentari, pacchi viveri di prima necessità. Sono tutti generi di prima necessità al quale distribuiamo una volta al mese e qualche volta chi ne ha bisogno anche più di una volta al mese. Adesso, appunto, come ha detto Fabrizio, abbiamo avuto la fortuna di avere più prodotti da distribuire e questo ci ha dato l'opportunità di darlo anche a gente che prima non distribuivamo. E adesso noi abbiamo, appunto, come diceva, con la spesa sospesa, grazie alle due CRAI di Giaveno e alla Despar, che ci forniscono, ci stanno dando una grossissima mano per aiutare tutti, perché adesso abbiamo un numero veramente alto. E speriamo bene che qualcun altro si vuole aggiungere, noi che ben venga. Io direi che ci possiamo spostare all'esterno per proseguire la nostra intervista. Fabrizio, qual è l'iter per poter accedere al vostro servizio? Ma è un iter molto semplice in realtà. Le famiglie devono recarsi dagli assistenti sociali a Villa Favorita, segnalare la loro situazione di difficoltà, gli assistenti sociali li manderanno a procurarsi un ISEE in qualsiasi CAF giavenese e poi loro si presentano qui con l'ISEE, quelli segnalati, perché oltre alla nostra ce ne sono altre di associazioni e le famiglie indigenti vengono un po' suddivise per evitare che vadano tutte nella stessa associazione. Noi con la coppia dell'ISEE registriamo la famiglia e iniziano così a ricevere il pacco alimentare. Grazie. Semplicissimo. Mimmo, quali progetti avete per il futuro? Beh, i progetti per il futuro, la prima cosa è ampliare l'organico e poi una volta che siamo in più si possono fare tante altre cose. Ringraziamo Mimmo e Fabrizio e ci vediamo la prossima settimana con Home.